Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi insieme a me abbiamo Micaela, buongiorno, giornalista e food blogger col suo impasto a storie, di cui ci parlerai adesso. Sì, adesso poi vi racconto tutto. Sì. E insieme prepareremo una chiffon cake che nel gruppo a cui sono iscritta, che è un gruppo di food blogger che si chiama Le Bloggalline, è praticamente un po' il cavallo di battaglia. Infatti io poi ho imparato a farla da loro. La madrina della ricetta è Monica Zacchia. Poi c'è stata una variante da cui ho preso spunto di Vatinè Sumivol, che ha il blog Thai Pianist. E insomma è una torta scenografica, perché è bellissima, la vedrete, poi alta, altissima, foto. Morbidissima e anche buonissima, perché tante torte scenografiche poi alla fine non è che siano poi, quando vai a mangiarle, così buone. Vero. E invece la chiffon, che loro chiamano e noi chiamiamo quello galline, la fluffosa. Fluffosa, bellissima. Perché proprio dà quest'idea, consistenza. No, di consistenza morbida e soffice, è anche buonissima. Bene, dai, così poi riusciremo ad assaggiare, non vedo l'ora. Mettiamoci al lavoro. Allora, per preparare la fluffosa o la chiffon cake è necessario innanzitutto avere lo stampo da chiffon, che è uno stampo in alluminio con una parte staccabile che fa passare bene l'aria e quindi permette poi alla torta di crescere bene. E questa cresce tanto, fidatevi, perché viene più alta ancora dello stampo di solito. Questo è uno stampo da quanti centimetri? Questo da 18. Da 18, okay. Quindi gli ingredienti sono per uno stampo da 18. Se avete uno stampo più grande o più piccolo, perché esiste da 12 e poi quello da 23, 24, adesso non ricordo bene, poi gli ingredienti a seconda li proporzionate in base allo stampo. Certo. Per uno stampo da 18 ci vogliono 4 uova, perché ci servono sia i rossi che i bianchi, 200 di farina, 8 grammi di lievito, quindi mezza bustina di quelle solite perché sono da 16 grammi, e la scorza di un'arancia non trattata, tanta di olio di semi, può essere di mais, di girasole, di quello che avete a disposizione, 180 grammi di zucchero, 200, questo sarà per la copertura della torta, poi vedrete che è una cosa veramente golosa, 200 di latte di cocco, lo trovate al supermercato nei cartoccini, quelli piccolini, 100 o 120, poi vediamo quanto ce ne servirà, di cioccolato fondente al 70%, perché almeno, visto che la torta è già dolce, un po' più amaro, la copertura viene bene, e poi 100 di succo d'arancia. Ok, iniziamo a fare la nostra chiffon cake fluffosa. Vedrete che è facilissimo, cioè è più facile a farsi che a dirsi, al contrario. Non vedo l'ora di imparare, guarda. Allora, innanzitutto, per primissima cosa, setacciamo tutte le farine, tutti gli ingredienti farinosi. Quindi partiamo con la farina, in modo. Ora lo zucchero, e setacciamo anche questo, un pizzico di sale. Ok, ora passiamo alle uova. Dobbiamo separare gli albumi dai rossi. I rossi facciamo un buco qua al centro e ce li mettiamo dentro, e gli albumi invece li mettiamo direttamente nella planetaria. Esatto, nella planetaria, che poi li monteremo a neve. Ok, allora adesso montiamo a neve le uova. E mentre te parti e monti a neve, io mi porto avanti e dopo aver aggiunto i rossi, l'olio, mettiamo tutto insieme, l'olio di semi, il succo d'arancia e la scorza dell'arancia grattugiata, mi aiuto con le mani, poi iniziamo esattamente a farci la doccia. Ok, abbiamo impastato tutti i nostri ingredienti, gli albumi a neve ci sono pronti. Sono pronti. Nel mentre abbiamo acceso il forno a 165 gradi statico. Adesso abbiamo qui una consistenza abbastanza cremosa e aggiungiamo i nostri albumi. Li aggiungiamo qua alla volta, li tiriamo giù. Ti aiuto. Direi che sono a neve ben ferma. Li incorporiamo dal basso verso l'alto per non smontarli al nostro composto, ed è l'ultimo passaggio. Ok, ora mettiamo tutto dentro lo stampo, giusto? Che non va né imburrato né infarinato. Invece perché è di alluminio. Esatto, se mettiamo un altro tipo di stampo invece lo farete. Versiamo il composto. Che ti aiuto con la spatola. Tiriamo giù tutto e adesso siamo pronti per infornare. 165 gradi, l'abbiamo già detto, statico,
45 minuti, 50, poi farete la prova a stecchino. Via. Siamo pronti per la copertura della torta. Allora, mettiamo il latte di cocco a scaldare a bagnomaria. Aspettiamo che quasi sia quasi ad ebollizione. E poi aggiungiamo il nostro cioccolato e lo sciogliamo. Ok, la nostra torta è cotta, l'abbiamo tolta dal forno e sformata. C'è un profumo d'arancio. C'è un profumo d'arancio meraviglioso. Ecco, bisogna aspettare che si freddi, noi l'abbiamo tolta un po' caldina e allora è un po' poverina. Sì, fuma. Però esatto, aspettate che si freddi, la togliete dallo stampo, la staccate con un coltello se non viene giù e via. E ora la parte più golosa, Lea. Sì. Siete pronti? Via con la collatura di cioccolato. La potete guarnire in ogni modo, io uso adesso in questo caso dei ribes, poi magari potete dare sopra una spolverata di cocco rapé, che è il cocco grattugiato. La nostra fluffosa è pronta, è una goduria solo dal profumo che non avete idea. Michaela, grazie. Grazie a voi. Vi ricordo sempre il mio blog, se volete passare, è un blog di ricette, racconti e musica, quindi trovate tutto, poi capirete perché. È un comfort blog che è impastastorie.com. Fantastico. Seguitela assolutamente su Instagram, Facebook e social vari e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao!